parte da oggi nella nostra città il servizio Digipass, al quale abbiamo potuto accedere attraverso un bando regionale. Siamo stati tra i primi comuni dell'Umbria a poterci avvalere di questa opportunità, e questo servizio sarà a disposizione dei cittadini, delle scuole, delle imprese, delle associazioni, di tutti coloro che a vario titolo hanno bisogno, da un lato, di avvalersi di strumenti digitali, informatici, per poter accedere a qualunque tipo di servizio, al tempo stesso anche per abituarsi all'utilizzazione del servizio digitale. Oggi molte operazioni avvengono online e quindi, diciamo, soprattutto il pubblico adulto, mi ci metto anch'io tra questi, ha bisogno di essere supportato per potersi avvalere dei moderni strumenti tecnologici. È uno spazio che abbiamo collocato in Via Gioia, praticamente nell'adiacente della Centro Servizi Santo Spirito, quindi diciamo anche in pieno centro storico, nel cuore della città, e anche questo sarà un modo per rendere, diciamo così, aperto, fruibile e accessibile tutta la settimana uno strumento che noi vogliamo mettere a disposizione di tutti, giovani e meno, proprio per far crescere la nostra comunità dal punto di vista della consapevolezza della cultura digitale, e anche per mettere a disposizione dei servizi e degli strumenti informatici che possono servire per tanti usi, anche per le stesse attività imprenditoriali ed economiche. Sì, praticamente noi abbiamo affidato alla Gubbio Cultura Multiservizi questa attività, lo facciamo nel momento in cui la Gubbio Cultura esce dal suo stato di liquidazione, quindi diciamo è anche un ottimo viatico per poter far ripartire la società e per poterle far affrontare tutta una serie di sfide che la rendano ancora più solida e ancora di più al servizio della città attraverso tutta una serie di attività e di opportunità.